Istat nel 2023, conti economici in rosso, scende il tasso dei profitti e degli investimenti delle società non finanziarie, calano potere d'acquisto e propensione al risparmio delle famiglie. Mar Rosso, passaggio di consegne tra Stati Uniti e Italia, che assume il comando della Combined Task Force 153 a difesa del traffico mercantile. ETS Marittimo, il viceministro Rixi a Bruxelles chiede la revisione del provvedimento insieme ad altri 10 paesi dell'Unione. La competitività dei porti è a rischio. Traffico container, noli ancora in calo. Drury, nell'ultima settimana netta flessione delle rotte dall'Asia verso l'Europa. La Shanghai-Genova segna un meno 5%. Genova, nel pomeriggio confronto sulla portualità italiana tra imprese e politica. All'evento promosso dal PD anche il vicepresidente di Alice, Marcello Di Caterina.